questo piccolo corteo. E vogliamo che tutti i cittadini di Ostia Antica si uniscono a noi per poter capire che serve un'accessibilità maggiore. Questo è una sensibilizzazione che stiamo facendo. Siamo con Andrea Fiorini del coordinamento cittadino accessibilità del 10° municipio. Oggi vi abbiamo seguiti in questo piccolo corteo, devo dire non troppo partecipato, e questo ci dispiace un pochino. Sì, beh, comunque noi abbiamo preparato la situazione per sensibilizzare i cittadini di Ostia Antica al passaggio delle sedie a rotelle. E perché questo? Perché ci troviamo che uscendo dalla stazione di Ostia Antica non possiamo arrivare agli scavi. E primo perché c'è un ponte pedonale, e comunque il ponte pedonale con la sedia a rotelle non è possibile farlo. E secondo perché siamo costretti appunto a passare sulla via Ostiense e ingombrare l'incrocio di Ostia Antica. E sì, stamattina dovevate essere un numero molto maggiore. Sì, dovevamo essere di più, però gli amici sono rimasti bloccati alla stazione di Lido Nord perché c'erano gli ascensori che erano non funzionanti. Gli ascensori non funzionavano e quindi loro sarebbero dovuti andare a Lido Centro per poter ritornare a Ostia Antica, perché il passaggio dell'ascensore del cambio banchina lo puoi fare a Lido Centro. Siamo ancora alle prese con queste problematiche. Questo purtroppo è inammissibile, perché dopo le manifestazioni sia del Comitato dei Pendolari Roma Lido, sia le nostre, sia il Comitato di Quartiere, ancora ci troviamo con questi problemi. La situazione ce la racconta anche Mauro Bacchiocchi, e è legata anche a dei servizi, molti dei servizi che sono avvenuti nella scorsa stagione estiva, una stagione che peraltro è importantissima per questo territorio. Certo. E per naturalmente l'arrivo dei turisti. Certo. Proprio nella direzione degli scavi di Ostia Antica, del parco archeologico. Certo, ma non soltanto per gli scavi di Ostia Antica, che è un sito molto importante, ma anche per l'accessibilità per andare anche al mare, perché gli ascensori per 15 giorni a giugno, 15 giorni a luglio, alcune stazioni non hanno funzionato. Mettiamo al Lido Centro, è stato chiuso per un mese e mezzo perché stavano facendo dei lavori, cioè perché ci pioveva dentro all'ascensore. Ci sta un ascensore di Castelfusano che è chiuso da 2 anni e mezzo perché si sta sgretolando, e quando arriva là una persona anziana, una signora con un passeggino mamma, oppure con il carrellino della spesa, vedo delle signore anziane di 75-80 anni che devono fare le scale con tutto il carrellino pieno di spesa, ma è un paese incivile questo, dai, anche per noi disabili, ma come facciamo? Siamo legati soltanto, siamo condizionati, arrivi davanti all'ascensore, non funziona, te ne vai via come quando il cane è stato bastonato, quella una vergogna, mi vergogno di essere rappresentato da queste istituzioni e da vivere in questo paese.